Davvero, Xiaomi? Allora, oggi parliamo della IMI Lab EC, che non è uno stornuto, 2. Sigla. Davvero Xiaomi, il canale YouTube dedicato a tutte le chicche del marchio orientale. Alcune meritano, altre un po' meno. Perciò iscrivetevi e attivate tutte le notifiche per non perdervene una. E soprattutto iscrivetevi al canale Telegram Davvero Xiaomi. Ogni prodotto che vedrete qui su YouTube arriverà prima lì sopra, con relativo coupon. Ora vediamo cosa hanno combinato stavolta. E quelle che state vedendo sono due componenti del prodotto di cui parleremo oggi. Ossia, abbiamo una telecamera e il tratto distintivo è che è a sé stante, non ha un cavo di ricarica, o meglio un cavo di alimentazione alla quale va tenuta collegata questa telecamera. L'altro invece è un gateway, quindi un dispositivo che va per forza abbinato alla telecamera stessa, visto che lei non è indipendente. Ragazzi, è una telecamera che ha dei pro, ha dei contro. Adesso li andiamo subito a snocciolare, me li sono già preparati sulla lavagnetta di Xiaomi, però vi devo dire che la sto utilizzando quasi da 2 anni e funziona ancora, quindi questo è già un buon indice di qualità. Però adesso vedremo che, l'avrete capito anche dal titolo, non è proprio così eccezionale come prodotto. Perciò direi di andare dritto ai pro, ossia l'ho acquistata 2 anni fa dalla Cina, letteralmente dalla Cina, penso AliExpress. Era in versione cinese, all'inizio non esisteva assolutamente su Xiaomi Home con server italiani, cosa grave ragazzi, che vi sconsiglio di utilizzare prodotti Xiaomi con server cinesi, ci sono passato, non è una bella esperienza secondo me. Alla lunga comunque, una volta che è stata integrata, perché sì, ora è disponibile sui server italiani, la mia versione cinese funzionava perfettamente, o meglio il gateway, che poi è lui che comanda la situazione, funzionava, non ha avuto alcun tipo di problemi ad essere rilevato e integrato nell'ecosistema dell'applicazione con server italiani, perciò sono riuscito a convertirla ed effettivamente le prestazioni sono migliorate non di poco, parlo in termini di reattività, anche se chiaramente non raggiungiamo dei livelli pazzeschi, però è sicuramente diventata più utilizzabile, più facile da attivare, da controllare. Prima era davvero una pena, era abbastanza faticoso. C'aveva anche delle limitazioni che poi sono state migliorate con gli aggiornamenti, ma era improponibile. Se non altro, quando vi parlo di dispositivi cinesi che arrivano compatibili solo con Xiaomi Home Cina, ma che poi riescono in qualche modo a comunicare con i server italiani, questo è uno di quelli. Il secondo pro, buona autonomia. Ragazzi, non so quale sia lo standard medio di telecamere indipendenti, però dipende quanto vengono sollecitate, quante volte devono registrare, quante volte devono mandare segnali al gateway. Vi posso dire che comunque lei riesce a fare 1 mese tranquilla, proprio ma tranquilla. Cioè, nel senso, riesce a farlo quando è stressata, se no fa anche di più, dichiarano più di 60 giorni, anche 90 giorni, no, assolutamente no, 30 giorni. Per controllare lo stato della batteria dovrete andare nelle impostazioni, però, dell'applicazione, però lei in ogni caso vi manderà una notifica tramite Xiaomi Home che informerà della questione, insomma, che sta finendo la batteria. C'è un dettaglio comunque che va menzionato, la telecamera si ricarica tramite micro USB, immagino lo vedrete dall'alto, è un prodotto di 2 anni fa, ci può stare che non avesse ancora integrata la USB di tipo C. Peccato, perché comunque caricarla con la Type-C avrebbe cambiato un po' le cose, però sono mie fisse, più che altro. Anche il gateway va alimentato costantemente, in modo tale che se vi rubano appunto la telecamera, lui comunque ha in memoria ciò che lei ha registrato, il gateway, che tra l'altro è dotato, oltre che della porta micro USB di alimentazione, non ha una batteria a sé stante, è dotato anche di ingresso di una micro SD per registrare un po' tutto quello che riprende. La configurazione è molto semplice, bisogna configurarlo lui, poi lei si accoppia veramente in pochi secondi, però, ripeto, autonomia, ci siamo, per me è un pro. Da quel punto di vista lì non mi preoccupo più di tanto. Il terzo pro ed ultimo è la qualità della registrazione. Secondo me questo 1080p ci sta,
nel senso riprende abbastanza bene, anche di notte la modalità di infrarossi ha una buona qualità in Full HD, insomma dal punto di vista della resa dell'immagine ci siamo. Chiaro, non è tutto in una telecamera, però è importante, dipende poi dai contesti dove viene installata. C'è da dire che effettivamente all'esterno magari uno vuole avere più una visione bella ampia. Lei sì, ha una lente grandangolare, ma non così tanto grandangolare. Non è che vi becca un 180 gradi. Ci sono delle telecamere che hanno quel tipo di apertura, di profondità, no, di ampiezza, ok, di cattura dell'immagine. Questa non è un ultra grandangolare. Capito? Capiamoci. Non è una ultra grandangolare, nonostante faccia un onestissimo lavoro. Perciò, qualità dell'immagine ok, non così ampia la porzione. Però arriviamo ai contro, perché qui la situazione si fa un po' complicata, secondo me. L'applicazione, nonostante l'applicazione che poi fondamentalmente è l'interfaccia che troviamo dentro a Xiaomi Home, non è così curata, non sono intuitive le parti dove bisogna cliccare per andare direttamente alla telecamera, ci sono più strade per fare la stessa cosa, è un'applicazione tra l'altro neanche reattivissima nonostante sia su server italiani, per mostrare l'immagine che sta riprendendo in quel momento ci mette un pochettino di tempo, è un po' lasciata lì, nel senso l'interfaccia delle telecamere Xiaomi su Xiaomi Home, ma parlo delle telecamere standard, quelle che possono ruotare, insomma su Amazon le trovate spesso, le più diffuse, hanno un'interfaccia secondo me 8 volte superiore rispetto a quella di questa IMI Lab EC2. Peccato perché secondo me questa è una telecamera che meriterebbe quel tipo di supporto, cioè è una telecamera di fascia alta, indipendente, per modo di dire, c'è il gateway, però con una batteria integrata, cioè mi chiedo veramente IMI Lab cosa stia aspettando per migliorare la parte software. Il secondo contro è che, purtroppo, questo è un contro secondo me importante e che farà decidere il non acquisto a molti di voi, anche se potrebbe essere comunque adatta a tantissime altre, però massimo 20 secondi di registrazione. Nel senso, lei rileva un movimento, inizia a registrare massimo 20 secondi. Dopodiché si interrompe per un minuto, non fa niente, quindi se c'è un ladro, ok, parliamoci chiaro, il ladro può agire per 20 secondi registrato, dopodiché un minuto libero. Poi se nel minuto, nel frattempo, se n'è andato, lei non nota più alcun movimento e quindi non riparte con altri 20 secondi di registrazione. Questo è un limite che addirittura all'inizio era di 10 secondi. Bene che l'aggiornamento l'abbia sbloccato, però 20 secondi e con il minuto di pausa obbligatorio. E il terzo contro, purtroppo, è che la registrazione parte in ritardo. Cioè, molte volte vi ritroverete delle riprese, soprattutto se la lasciate all'esterno, del nulla. Perché magari passa un'automobile, lei inizia a registrare perché si accorge del passaggio dell'auto, solo che l'auto nel frattempo passa, non si vede più, lei farà sentire solo il rumore in sottofondo dell'auto che è appena andata e riprenderà un'immagine statica. Dipende chiaramente dove la posizionate, se magari può riconoscere l'arrivo di una macchina da lontano e allora iniziare a registrare, insomma dipende sempre dal vostro contesto, però il fatto che sia un pochettino lenta a far partire la ripresa e che non sia subito reattiva nel momento in cui la vede passare a puff colpire, non posso ecco tralasciare questo aspetto e questo contro appunto. Tra l'altro ha un'altra limitazione nelle impostazioni, sempre per via del fatto che l'applicazione è poco curata, poco reattiva. C'è la possibilità di attivare una funzione di riconoscimento di umani, ok? Solo che non funziona, cioè io le dico registra solo quando vedi che c'è un umano, così le auto le evita. Magari non evita un bel niente, purtroppo lei continua a registrare anche momenti dove ci sono movimenti scollegati da un essere umano, quindi non c'è nessuna persona, lei comunque riprende nonostante la voce sia attiva. Purtroppo bug, limitazione tecnica, non lo so, IMI Lab secondo me dovrebbe veramente dare un bel refresh a tutta questa
bellissima interfaccia dedicata a questa Imilab EC2. Tra l'altro notate come questo tasto all'inizio era bianco, adesso ecco, era di questo colore, adesso è diventato giallognolo perché l'ho lasciata sempre all'esterno, all'aperto. Lei comunque resiste bene, d'inverno, col caldo, col freddo, non molla davvero un colpo. Forse la batteria soffre un pochettino d'inverno, però è normale. Quarto e ultimo contro per me è la dipendenza dal gateway. È uscita, mi sembra, una nuova versione sempre di Imilab indipendente, forse è proprio di Mijia, devo informarmi. Comunque magari lasciatelo nei commenti, un commento, nel caso conosceste il modello preciso. Comunque la metto spesso sul canale delle offerte Telegram, davvero Xiaomi, mi raccomando. Lei dipende da lui, e lei che dipende da lui in un certo senso ci può stare, ma se già voleste configurare più telecamere sparse per la casa, di certo non riuscirete a collegarle allo stesso gateway, quindi anche lì la gestione cambia un pochettino. Non lo so, io sinceramente preferirei un'interfaccia basata sulla singola telecamera. Chiaramente il contro è che poi non avete un dispositivo interno alla casa che registra comunque tutto ciò che la telecamera sta inquadrando. Quindi vi rubano la telecamera, salutiamo tutti i bei video che lei ha registrato. Pro e contro, non mi fa impazzire la dipendenza al gateway, capisco che però per molti possa essere un pro. In ogni caso, è un contro limitato, assolutamente. È un prodotto questo che io mi sento assolutamente di consigliare per chiunque cercasse una telecamera in grado di inquadrare qualcosa nel momento in cui ne avete bisogno, cioè voglio controllare com'è la situazione in camera di mio figlio, perché è piccolino, devo controllare. Lei la si può mettere un po' dove si vuole, tanto non ha bisogno di così forature, cose di questo genere, la potete anche appoggiare magari così in orizzontale su una mensola. E la praticità è il fatto che abbia una batteria integrata, se appunto la volete utilizzare da quel punto di vista lì, nessun problema, costa anche più della media delle classiche telecamere di sorveglianza. Però, secondo me potrebbe esserci qualcosa di superiore, soprattutto per una funzione di sicurezza e quindi sorveglianza. Prezzo con coupon, quando riesco a trovarla, tra l'altro adesso piazzo più spesso la versione senza gateway, comunque siamo intorno ai 68-70 euro. Quella è la fascia di prezzo con coupon. Sì, valuterei l'acquisto solo tramite coupon. Il voto, avrei dato un 5,5 per l'interfaccia, sinceramente. Le darò un 6 proprio perché comunque, riflettendoci, può tornare utile quando uno deve inquadrare qualcosa. Alla fine c'ha la batteria integrata. Il prezzo non è così concorrenziale, però 6 meno, dai, 5 al 6. Mi ricordo che quel voto lì era sempre, era un po' un 6, ma alla fine era 6 meno, 5 al 6. Va bene ragazzi, dai, ci vediamo nel prossimo Davvero Xiaomi, certo, ma ci vediamo nei commenti non solo di questo video, mi raccomando, però commentate, e ci vediamo sul canale Telegram Davvero Xiaomi, lì è importante commentare, oppure anche sul canale Telegram di offerte non solo Xiaomi, che tra l'altro riceverà un restyling a breve. E mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, per forza arriveranno tante altre chicche che sto guardando in questo momento, ma ci vediamo nel prossimo Davvero Xiaomi.